prima del quadro, la cornice. Stadio Olimpico esaurito, 905 milioni di incasso, giornalisti da tutto il mondo e perfino la fanfara dei bersaglieri. C'è anche un revival mondial per la premiatissima ditta Conti Cabrini. Poi l'ingresso in campo con la formazione giallorossa quasi rivoluzionata. Fuori Proasca, Iorio e Maldera, dentro Nappi, Righetti e Valigi. Io ho cercato di mettere dentro qualche ragazzo più fresco e vediamo come va. Si accontenterebbe di un pareggio? No, cerchiamo di vincere possibilmente. Trapattoni, 5 punti costituiscono un abisso oppure un fosso di campagna? Beh, aspettiamo questa gara, dopodiché potremo essere più precisi. I campioni d'Italia accettano passivamente i ritmi degli avversari. Tardelli, Platini, Boniek e Bettega a centrocampo non riescono mai a prendere il sopravvento. Al 24esimo la prima vera occasione la crea Bruno Conti, che dà qualche fastidio a Dino Zoff. Sul conseguente calcio d'angolo il colpo di testa di Nela è pronto, ma centrale. E le stelle della Juventus? Come nei romanzi, stanno a guardare. Da loro si attendeva un attacco più caparbio alla collaudata zona di Lidl. Il primo tempo vola via abbastanza monotono. Nela, dopo 45 minuti la Juventus è ancora a 5 punti. A voi tutto sommato non dispiacerebbe un pareggio? A me sta bene anche il pari, però siamo scesi in campo per vincere. Un giudizio su questo primo tempo, telegrafico? Ma diciamo che la Juventus ha fatto poco e niente. Stiamo attaccando, sperando di riuscire a vincere. Bonini, durante questo primo tempo ti sei praticamente incollato a Falcao. Evidentemente Trapattoni esige una marcatura strettissima del brasiliano. È molto difficile marcarlo perché gioca molto avanti, perciò bisogna stare molto attenti perché si inserisce e ci mette in difficoltà. E proprio Falcao in apertura di ripresa dà il là ad un'azione che d'impreciso presenta soltanto il tocco di Bruno Conti. Al 13esimo Barella per Pruzzo, maltrattato da Platini. Per ironia della sorte, privata del suo bomber, la Roma passa in vantaggio al 17esimo. Fallo di Gentile sul nuovo entrato Iorio, pennellata di Bruno Conti e deviazione vincente di Falcao, che corre incontro alla curva sud e a uno scudetto dai contorni ora più nitidi. Il vantaggio sulla Juve a questo punto è di 7 lunghezze. La radio racconta di Inter e Verona in affanno. L'entusiasmo mette le ali ad Ancelotti, ma l'emozione tradisce Iorio, che fallisce così il possibile colpo del KO. Chi sbaglia paga, il calcio almeno in questo è matematica. La Juve pungolata reagisce e si spinge in avanti anche con il libero Scirea fermato da Tancredi. Al 38esimo il pareggio di Platini, che si esibisce nel pezzo forte del suo repertorio. Vista e rivista, la sua punizione merita un sacrosanto bravo. Ma non è finita, la Juventus trova d'incanto la grinta che le era mancata per un'ora e continua a sperare grazie a brio. Sul gol dello stopper, i romanisti reclamano un fuorigioco di Platini. Vierkovod, a un quarto d'ora dalla fine qualcosa si è inceppato, sì, che cosa? No, non si è inceppato niente, se l'arbitro non finisce il fuorigioco per forza fa una gol. Roberto Bettega, una vittoria che riapre il discorso scudetto. Sì, penso di sì, sembrava chiuso ormai definitivamente, anche perché visti i risultati degli altri campi, di Verona e Inter, cioè per la Roma sembrava ormai fatta, però il calcio è strano e bello per questo, ecco, si è riaperto improvvisamente tutto, almeno per quanto riguarda forse noi due. Ecco, per circa un'ora la Juventus ci ha stupito, diciamo, alla rovescia, non mostrando cioè la determinazione necessaria per fare un risultato utile per continuare a sperare. No, direi che la Roma ha impostato la sua partita, cioè la sua maniera, una grossa ragnatela, un certo qual ritmo non eccessivo, gli bastava anche pareggiare. Noi tutto sommato per un'oretta è mancata la freschezza atletica per aggredire questa zona, per prenderla in velocità. Freschezza che è venuta sotto forma nervosa dopo il gol di Falcao, ecco, all'assurdo il gol di Falcao è servito più a noi che alla Roma. Ancelotti, Roma splendida per un'ora e poi cosa è successo? È successo che siamo andati in vantaggio e poi abbiamo cercato di difendere il risultato. Al limite del pareggio ci stava anche bene, purtroppo oggi siamo stati particolarmente sfortunati.